Lodato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, nell'incontro odierno con la parola di Dio siamo chiamati a riflettere sul brano evangelico secondo Marco, un passo che ci introduce nella potente dinamica dell'autorità di Gesù, che emerge con forza nel contesto della sinagoga di Cafarnaum. Il Vangelo ci presenta Gesù che, accompagnato dai suoi discepoli, entra nella sinagoga di Cafarnaum e inizia a insegnare. Ciò che colpisce è la reazione della gente, il Vangelo dice. Essi erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. L'autorità di Gesù non è basata su titoli formali o accademici, ma sulla sua identità divina. Egli è il figlio di Dio, il Messia atteso. Nella sinagoga c'è un uomo posseduto da uno spirito impuro. La reazione di quest'ultimo di fronte a Gesù è significativa. Che c'è tra noi e te, Gesù di Nazareth? Sei venuto a distruggerci? So che chi tu sei, il Santo di Dio. In questo grido di riconoscimento, lo spirito impuro conferma l'identità di Gesù come il Santo di Dio, il Messia liberatore. La risposta di Gesù è decisa e senza esitazione. Gesù dice: «Tacci, esci da lui». La sua autorità non è solo nell'insegnamento, ma anche nel dominio sugli spiriti maligni. La presenza di Gesù porta libertà e guarigione, manifestando così il potere del regno di Dio che si fa presente in mezzo a noi. Questo brano ci invita a riflettere sulla nostra risposta di fronte all'autorità di Gesù. Abbiamo riconosciuto il suo potere liberatore nella nostra vita? Siamo disposti a sottometterci a lui e a lasciare che la sua parola ci trasformi? In un mondo che spesso ricerca potere e controllo, Gesù ci insegna che la vera autorità è quella che si esprime nell'amore, nella giustizia e nella liberazione. Chiediamo al Signore di darci la grazia di riconoscerlo come il Santo di Dio, di sottometterci alla sua autorità e di lasciarci liberare dalle catene che ci imprigionano. Possa il suo Spirito Santo agire in noi, rendendoci testimoni del